Torna a denunciare la grave situazione dell'ospedale del Pronto Soccorso di Pescara Domenico Pettinari, candidato sindaco civico, illustrando le proposte programmatiche da attuare in caso di vittoria, con lui anche diversi cittadini al seguito. Io oggi qui sto a presentare il mio programma sanità, perché diciamola tutta, il sindaco, anche se ha una competenza residuale, ha comunque una competenza sulla sanità, perché il sindaco di Pescara è presidente del collegio ristretto dei sindaci della ASL di Pescara e quindi io, se dovessi diventare sindaco, vorrei fare alcune cose importanti. Prima cosa, l'ospedale di Pescara, che conta circa 90.000 accessi annui, non può rimanere non DEA di secondo livello. DEA di secondo livello significa un ospedale importante che possa avere tutta una serie di servizi strategici e questo potrebbe risolvere i grandi problemi. Diciamoli, abbiamo ancora riscontrato un pronto soccorso completamente al collasso, ma non per colpa del personale medico, infermieristico, operatori sociosanitari che fanno tanto. Manca il personale, primo problema gravissimo. C'è una carenza cronica di personale, mancano almeno 5-6 medici in meno. Poi c'è il grande problema che all'interno del pronto soccorso, quando ci sono parcheggiati i pazienti per tantissimi giorni, perché quando il medico chiama il reparto gli risponde dicendo che non c'è posto letto. Quindi, se non c'è il posto letto nel reparto, il personale medico è costretto a tenersi il paziente in pronto soccorso anche per diversi giorni e, udite udite, si viene a creare un reparto nel reparto. A questo si aggiunge, dice Pettinari, gli accessi inappropriati al pronto soccorso perché la medicina territoriale non funziona, poiché i distretti e le guardie mediche sono stati declassati negli anni e dunque entra tutto in imbuto al pronto soccorso. Uniamo anche a questo, aggiungiamo che i nosocomi di Penne e Popoli sono stati anch'essi declassati e depotenziati e quindi entra tutto all'interno dell'ospedale. Cosa andrebbe fatto? Sicuramente il potenziamento della medicina territoriale, far funzionare e i codici bianchi, i codici verdi, farli servire dalla medicina territoriale, non farli entrare in pronto soccorso, aumentare il personale medico e poi, lasciatemi dire, il reparto di oncoematologia, una sala d'attesa completamente sovraffollata dove ci sono pazienti fragili che si devono sottoporre a chemioterapia, che tantissime volte li vediamo seduti sui gradini della scalinata. Questa cosa non può essere più concepibile in un ospedale di un paese civile. E poi io mi sono opposto a quella risonanza magnetica pagata in affitto con un canone di locazione elevatissimo che è parcheggiata all'interno di un semirimorchio di un camion fuori dall'ospedale. Per non parlare delle liste d'attesa, conclude Pettinari, che devono necessariamente essere abbattute.